Eh sì, siamo in live. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella mia live. Finalmente su GTA 5 server aperto Los Santos Life 9.0. Bentornati tutti qui. Oggi siamo tornati di nuovo in polizia. Il personaggio è molto simile alla Wilson, ma ha un nome diverso. Ha un carattere leggermente diverso all'inizio, poi si trasformerà verso la fine, vedremo un po' più avanti. E boh, giochiamo come ci stiamo trovando adesso. Scusate, non funziona la scena. Ok, funziona, perfetto. Ok, perfetto ragazzi, bentornati qua in live, ci siamo qui nella nostra Chevrolet Impala, pattuglia della polizia, siamo in radio e tutto, quindi giochiamo. Come se fossimo come lo scorso wipe. Ho preferito tornare in polizia perché è una delle repliche che mi piace di più. Poi ho notato che in polizia non streama praticamente nessuno, quindi volevo portare lo streaming del lato polizia su questo server che è veramente... Non esiste, in pratica non c'è nessuno che streama della polizia su questo server qua, quindi volevo portarlo pure qui, diciamo, su Twitch, in modo che tutti potessero... Benzinaio? Ok. Perfetto. Ottimo. Ok, servizio pagato dal governo. Andiamo a controllare il vanilla. Se notate lag strani della live, del video tutto, ditemelo, scrivetemelo nella chat, tutto. Mi raccomando. Io il microfono funziona, perfetto. Dove saranno tutte le persone? Perché siamo in tanti, eh sì. Boh, chi lo sa. Andiamo a controllare lo YouTube, se c'è un po' di movimento. Bene, bene. Beh, dai, ora diciamo come... Se volete chiedermi come per vedere varie cose della polizia che hanno aggiornato, che fammi domande, fatemi pure domande in chat, vi faccio vedere quello che posso, vi faccio vedere, ecco. Comunque, come potete notare, come prima cosa si nota, hanno modificato le livree delle auto, infatti sono... Hanno questa livrea nera che c'era prima, ma col al lato fascia bianco, una fascia bianca con una fascia azzurra. È scritto Police Los Santos. Siamo il mio moderatore in chat? Moderatore in chat, cioè.
Vabbè. Fatto io. Ok. Andiamo a controllare lo YouTube se c'è qualcuno. Comunque il mio personaggio si chiama Elisa Smith. Elisa Smith. Schmidt. E boh, carretto di polizia. Vedremo come arriveremo in carriera. Faremo carriera. Vedremo cosa troveremo nella nostra vita qua allo Santo. Stato che adesso so che molto probabilmente i wipe dureranno anche quasi fino a 6 mesi di wipe. Dureranno 6 mesi. E chi lo sa, la nostra Smith Lisa durerà 6 mesi. Un PG durerà 6 mesi in polizia. Vedremo con le live, vedremo come andrà avanti. Tanto qui siamo i primi giorni. Controlliamo lo YouTube, come vendono sempre. Facciamo un po' di controlli. Buongiorno. Buongiorno signori. Buongiorno, buongiorno. Tutto bene voi? Tutto bene? Qualcuno che vi dà un po' le No, 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 grazie. apposta, apposto. Per ora tutto tranquillo. Per ora mi sembra Ottimo. che vada tutto bene. Sono Che si dice? contenta. Tutto a posto? Sì, sono tutto a posto anch'io. Voi... No, Solo soletta? ce ne sono tanti altri colleghi, però non sono qua. Ah, ho capito. No, dico Buono. in giro da sola, va. Sì, se andiamo in giro da soli, diciamo, le pattuglie sono della polizia per ora sono formate singole. Poi vedremo con il periodo, diciamo, con le nuove assunzioni. Diciamo che ancora non abbiamo assunto persone, abbiamo iniziato solo a fare dei corsi. Ho capito, ho Ieri capito. sera si sono tenuti i colloqui per entrare in polizia e oggi, poi anche delle lezioni pratiche e teoriche. Oggi continueranno le lezioni e poi ci sarà il test e molto probabilmente stasera avremo nuovi agenti. Ah, bene o Ottimo, male, benissimo. insomma, così ci sentiamo un po' più Se ti protetti. ricevo, vice capitano. Io vado un attimo in pausa ciambella. Perfetto, io sono allo YouTube, la pattugliera, a controllare la zona, che rapinano spesso. Ok, scusate. No, ma Comunque... si figuri. Prego. No, sono venuto a controllare qui lo YouTube perché spesso ci segnalano delle rapine. Quindi ce ne sono state Io vado un tante? attimo in Diciamo che ultimamente pausa. ieri sì, ieri ci sono state un po' di rapine. Dicono che ci sono delle persone così che rapinano, non si sa bene. Infatti pattugliamo spesso sta zona e ci assicuriamo che nessuno faccia del male a nessuno, ecco. Bene, grazie. Grazie, grazie, gente. Grazie, grazie. A posto, io ho finito. Tu hai finito, sì? Anch'io. Sì, pronto. Va bene, vi salutiamo, Ciao, signori. Voi siete signori, che lavoro fate? Pescatori, Buongiorno. pescatori. Ah, Pescatore. pescatori? Va bene. Salve. Pescatore, contadino? Ah, bene, bene. Pescatore, sì, anch'io pescatore. Bene, bene, ok. Buongiorno, signora, buongiorno. Buongiorno, signorina. Arrivederci. Arrivederci, buon Arrivederci. Buongiorno, lavoro a signorina, tutto tutti. Tutto bene? Arrivederci, buon bene, lavoro. grazie. Qualcuno che ha notato ultimamente qualcuno che dà fastidio, quello YouTube? No, sono appena arrivata ieri, l'altro, lo so, abbiamo fatto un giro con degli amici, ero abbastanza tranquillo. Ah, Stamattina ok. pare lo stesso. Perché c'è qualcuno, so Sì, che ieri ci erano sono arrivate arrestati, delle sì. segnalazioni di rapine qui alla Jetulla. Infatti Madonna. pattugliamo spesso questa zona per controllare che non Ottimo. succeda nulla. Ottimo. Bene, bene. Allora io continuo la mia pattuglia, allora. Va Buona... bene. Scusate, voi che siete lavoratori, diciamo, quelli che... contadini, pescatori... Siete quelli che avete più contatto con le persone in giro. Sapete illustrarmi, sapete dirmi dove posso trovare la maggioranza di cittadini, diciamo, dove avete notato una maggiore affluenza di persone, cittadini? Penso in gara centrale o negli vari showroom. Al garage Diano. centrale, ok, ma altrimenti luoghi di lavoro ci avete notato tante persone oltre qui allo YouTube? Un po' ovunque, i soliti posti, ma ce li raggiungiamo un po' tutti quanti, dipende un po' dalla situazione, dal momento. Ah, ok. No, perché volevo sapere un attimo se c'era un lavoro particolarmente più frequentato, magari la Ma pattugliare di più. non credo, Cioè, ma penso dove che c'è non più gente c'è sì. anche più denaro, dicono i criminali, quindi si fa Sì, rapinare lì. però... Ma guarda, alla fine, una volta che arrivi qui, poi basta guardare l'economia.
Sì. Adesso per dire il posto che magari pullula di più è il contadino. Perché c'è la Quindi notate frequentazione. che siano più contadini? Ma non so per dirlo, sinceramente. Per dire, io ho trovato solamente lui al frutteto. Però Adesso dipende anche sì, ieri dall'orario. eravamo già, tipo, non so, io sto girando con un gruppetto, siamo in Scusate? 4-5. Io ieri ho notato che veramente c'era tantissima gente a Eh concessionario sì. Beh, downtown. Ieri ho penso che avuto sia un po' cattivo le più promesso. chiamate che ci sono state ieri sera sono andate dal concessionario downtown, sono arrivate. Salve. Salve signori, ma non ho Salve. bisogno di qualche bendina o qualcosa del genere, sono qui Io di sono a posto, passaggio. grazie. No, no, tutto a posto, Grazie. A dottore. posto io. Io ci tengo i cittadini, devo controllare. Buona Grazie. giornata. Buona Arrivederci. giornata. No, va bene, allora sono contenta che non abbiate trovato nessun malintenzionato in questi Sì, per giorni. adesso, meno male no. In caso, mi raccomando, telefono pronto, rimanete sempre telefono pronto col cellulare in mano, contatto polizia e Certo, sceriffi, chiamate certo. subito, noi siamo, se ci siamo in città, interveniamo tempestivamente, ecco, diciamo. Certo. A posto, allora. Vabbè, Sapete che ora è cambiata l'economia? alle 3 di vi saluto taxi. io allora, signori. Buona Ok. giornata, Buon salve. Mi lavoro. raccomando, contattateci se Salve. vedete persone strane. Ok, grazie. Arrivederci. Buongiorno tenente, tutto bene? Sceriffi, mi trovo veramente molto vicina alla chiamata. Avete bisogno? Sono qui molto vicina. Chi è disposto? Abbiamo risposto noi. Mi trovo a 400. Rinforzi, rinforzi, rinforzi. Che succede? C'è gente che sta piantando. C'è gente Oh, che sta piantando. ok. Ragazzi, scusate, devo chiudere un attimo la live perché sennò vedete il campo. Mi trovo dietro la pattuglia io, l'impala. Cazzo. Dov'è? È giù? C4, vedo una persona vestita di bianca. Soggetto sinistro, soggetto sinistro. Charge, vedo un soggetto qui a sinistra, vicino alle. Ok, ce l'ho. È qui sotto vicino a Mackenzie. Fermo, polizia, fermo. Fermo. Ce l'ho a Mackenzie. Fermati, polizia, fermati! Signore, si fermi. Vai, vai, vai.
Ci troviamo circa l'uscita del McKenzie, l'uscita sul retro, quella dove c'è la... dove c'è il lago circa. Fermati! Perfetto, a terra, uomo a terra. Fermo. Ti fermi, metti le mani. Abbiamo fermato l'uomo. Lo stiamo ammanettando. Contro la staccionata. Venga. Me la sono staccionata. Il ginocchio qui immediatamente. Ok, signore, posso ora farvi vedere. Ti fermo. Bene. Procedo lei. Lo facevo io? Sì, vada, vada. Ok, signore. Signori? Dove, chi l'ha trovato? L'abbiamo preso io, lo sceriffo. Ok, cosa dobbiamo fare? Vi sono arrivata dopo, sono arrivata. Non lo so, lo sceriffo sta avendo un attimo dei problemi. Ok, teniamo un attimo lo sceriffo per dirgli il motivo dell'arresto e tutto. Così possiamo finirlo, diciamo, ufficialmente in arresto. Appena torno lo sceriffo. Sceriffo? 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 Sceriffo, mi sente? Non la sento io. Sceriffo? No, già dei grossi problemi lo sceriffo. Oh, mi sentite? Ok, sì. Motivi dell'arresto e tutto quali sono? Allora, così un ragazzo l'ha segnalato che stava piantando della marijuana sul campo. Appena l'ho visto ha iniziato a correre, quindi... vediamo immediatamente cosa... Perfetto, proceda. Ardex, sì, sono bellissime le auto della Pula. Infatti, è in possesso. BPG, questo web si chiama Elisa Smith. Ciao, Joy Jig, abbastanza ieri. Perfetto. Quante? Madonna. Va bene, ragazzo mio, lei viene con me. Va bene, allora... Collega, ha elencato i diritti al ragazzo? No, negativo. Lo faccio. Lei ha il diritto di rimanere in silenzio, qualunque cosa dirà o farà potrà essere usata contro di lei in tribunale. Ha un diritto a un avvocato. Se non se ne può permettere uno, sarà assegnato uno d'ufficio. Ha capito i suoi diritti? Sì, cazzo. Lei viene con me. Va bene, vi preoccupate voi, sceriffi? Sì, assolutamente. A posto, buona giornata. Si apre la porta. Qual è il top Gigig? Il top G ci sta, cioè, non sembra fare un carattere da poliziotto, però... però fa un po' ridere, diciamo, sinceramente, però ci sta. Ci sta, ci sta. Ma ragazzi, ma questa piattaforma che c'è qua, che ne parliamo, cos'è? Cioè, boh, per atterraggio dei paracaduti, vedo paracadute qua. Comunque l'abbiamo fermato, ottimo, uno arrestato, ottimo. Non so quanti erano. Signor Lami. Nome. Vabbè. Ottimo, è stata una persona per spaccio.
Ciao Toto. Buongiorno anche a te. Oddio. Chat. Bene, bene, togliamo la città, adesso vediamo un po' chi ci ritroviamo in giro. Questi criminali che spacciano. Oddio. Buggatine le luci. Sbagliante di qua. Guardate. Un po' sul cofano, vabbè. C'è nessuno che si muove in città, mamma mia, non trovo, non c'è nessuno neanche al garage, cioè, i ceppi che ci sono ogni volta al garage dove sono? Tutta la palestra, veramente, ma te la compri sto wipe, la palestra dove te la compri? Cosa? Zap Heroes, Heroes, cosa c'è che spero che non la mettano mai? Mannaggia, sono buggati i blip. L'avevi segnalato gli admin? I che ti hanno detto che con via si fixano? Fixeranno poi? Immagino, perché miseria, tu ti devi allenare.
Signore, tutto bene? Ma gran figlio della... Ehi, signore, tutto bene? Ma tutto bene, sì, sto bene. Autista? Vedi meglio, mannaggia. Niente, lasci perdere. Ieri mi è successa la stessa identica cosa con un tassista che mi ha messo sotto e ha tirato dritto. E niente, vabbè. E niente, sono sfortunato, forse è meglio che adesso più la strada. No, vabbè. Mi sa che è meglio così. Va bene, vabbè. Stai attento, mi raccomando. Va bene, grazie. Arrivederci. Buon lavoro. Buona giornata. Grazie. Ragazzi, ognuno fa proprio RP. Se tanto vuole allenarsi per poi lavorare sulla RP. Se tu invece preferisci fare stare a garage centrale, fare il ceppo è un altro RP, ognuno se lo sceglie. Oh, ma io l'ho beccato. Vabbè. Sì, in effetti tu devi andare allo YouTube per fare RP ora la mattina. Infatti anche io oggi vado allo YouTube per fare RP perché... Solo lì troviamo persone. Ma quanto corre quello frubinocino della Wezza News? Oh. Qui Smith, sto facendo un traffic stop all'altezza del autolavaggio vicino al Vanilla Unicorn. Passa. Porca puttana, la porta! Ah, niente. Ai, mi sono anche malissimo. Oddio mio. Cazzo di macchina. Vabbè. Mi dispiace. Ah, che male sono fatta. Mi ha preso il braccio quello stronzo. Oh, vabbè, signore, ma lei guida abbastanza spericolato. L'ho vista correre dalla piazza centrale fino a qui. Poi ha tirato un freno a mano, si è fatta una bella inversione di marcia slittando. Beh, effettivamente sì, ho fatto un'inversione a U, mi assumo tutte le l'inversione a U qui è consentita, però l'ha fatta su comando, questo è il problema. Certo, però comunque non stavo correndo, cioè, sta cosa qui non accelera. Beh, sicuramente per raggiungere l'auto, raggiungere una velocità superiore al limite di velocità. Vabbè, chiaramente, perché eravamo distanti. Sì, e poi l'ho raggiunta e ho continuato a mantenerla. Vabbè, comunque, vada più piano, posso comunque avere i suoi documenti di identità, per favore? Sì, certo. Ai, che male, madonna, anche la patente, grazie. Lei ha fatto la patente C, vero, per il furgone? Mi hanno detto che serviva la B. In teoria serve quella C, in teoria. Ma... vabbè, non lo so sinceramente il sistema patenti come funziona qui. Ogni tot periodo cambia, quindi vado un attimo a fare un controllo, arrivo subito. Io che dovrei fare? La arrivo subito, vado a fare un controllo. Che male, porca puttana. Ah. Ma che cazzo sto camion? Mi ha preso in pieno, sto camion. Allora, controlliamo il nuovo database. Io ce l'ho qua su un altro PC, il database. Per soldi, ve lo faccio vedere pure a voi, va? Tiriamo sul tablet. Database polizia. Vabbè, no, devo fare il login, non c'ho voglia. Se funziona qua. No, non va. Vabbè, lo faccio un'altra volta, faccio vedere. Non vi preoccupate. Il CAD, Dio mio, dov'è?
No, dai. Eccolo qua, cadde. Ok, allora. Faccio login. Cittadini. È molto complicato. Quindi devo un po' imparare a usarlo. No, le auto non si spaccano subito ora. Vediamo un po' questa persona. Aaron Thompson. Aaron Thompson. Eccolo qua. Controlliamo. Motorizzazione. Licenza di guida. Valida. Ok. Forza dell'ordine. Selezioniamo modalità. Elisa Smith. Cerca cittadino. Ok, vediamo se funziona. Ok, perfetto. Aaron Thompson. Allora, Aaron Thompson. Un attimo che devo prendere mano con il database nuovo. Allora, una condanna. Valida patente. Ok, perfetto. Oddio, che casino. Mamma mia, che casino. Mi scusi per i tempi di attesa, ma il nuovo database devo ancora prenderci un po' mano a utilizzarlo in fretta. Aaron Thompson. Allora, in teoria la patente sarebbe la patente C per il furgone. Io ho letto questo sul codice stradale. Infatti ora lo controllo, ho verificato. Adesso un attimo so che guardi, verifico, Le dico una cosa intanto. Posso scendere un attimo? Eh sì, in effetti è vero. C'è scritto patente C solo per furgoni. Guardi, c'è scritto. Comunque io le dico, non ho altri veicoli oltre a questo. L'ho fatta solo per questo, quindi. Comunque patente C per furgoni. Lei dovrebbe fare la patente C, signore. Mi dispiace. Vado a farla. Per stavolta non faccio nulla, però. Va bene. Sì, sì, vado a farla. Faccio controllare un attimo la targa. È la io sua, non posso sì. Posso girare, quindi? In teoria non potrebbe girare lei. No, ne restituisco sui documenti, ecco qua lei. Mi raccomando, vado a fare la patente. Sì, va bene. Arrivederci, mannaggia, arrivederci. Che male. Lo porto giù almeno, no? Ma può usarlo finché non fa la patente, però basta che la fa entro oggi, arrivederci. Va bene, arrivederci. A meno che non becca un collega più stronzo di me, diciamo, rifà la storia, rifà altre storie, però in teoria spero di no. Arrivederci. Porca puttana, oh. No, testiamo il nuovo aggiornamento di sto wipe. In teoria, se il veicolo di lavoro lo deposito con una senza una porta, in teoria lo respawno senza una porta. Proviamo a vedere se funziona. Facciamo anche i bug tester. Se al massimo segnaliamo che non funziona questa cosa. Ho sbagliato. Sì. Vediamo... se funziona, raga. Deposita. Io adesso riprelevo la macchina. Vediamo se si rompe senza la porta. Madonna, oh. Lip, ok. Prendi, scivola in pala. Ecco la porta. Non funziona. Non funziona bene. Allora, mi sa questa cosa. O funziona solo con i veicoli personali. Oppure funziona. Funziona con. Oppure è buggato. Boh. Segnalerò poi, avvertirò. Ah, ok, pace. Ok, va bene, allora ho capito. Solo i danni al motore si salvano, quelli fisici esterni no. Capito. Grazie per il feed. Pace è incredibile, lui è in ogni live, cioè, pace. Pace, ci devi dire un segreto, cos'hai? 40 pagine di live stream aperte? Cioè... tu ovunque vai c'è Faccia che scrive. Ovunque in qualsiasi live di che faccia il, che faccia lo Santos Life e lui c'è sempre, ragazzi. Quindi non abbiate paura, Faccia vi osserva sempre. Dall'alto vi guarda sempre. Dall'alto anche mentre vi specta. Però vi guarda anche da, anche dalle live. Cazzo, è andato al medico. Oh, coglione. Devo andare, un attimo al medico, fammi curare. Ah no, aspetta, ho donato il sangue prima. Dovevi vedere i sciroppi. Esatto. Beviamo i sciroppi. Ma non fare un cazzo, no? Oddio, li spreco. Andiamo a farci curare dai medici. Ah, in realtà solo questa, va bene.
Posso andare a pulla perché è già qua. Porca puttana. Ai ai ai. Salve. Tutto bene. È un dottore? No, forse tra qualche giorno. Chiamo il medico allora. Mi rispondono mai al servizio i medici, Dio mio, è incredibile. Uno è partito per una chiamata. Sì, ma sono in 49 milioni, Dio mio, vedo il radio, madonna, sono 40 miliardi. Ah, ecco, chiamate in arrivo. Salve, buongiorno. Avevo bisogno di un medico all'ospedale di Downtown, al Fox Hill. Sono qui, sono un po' ferita, diciamo, ho avuto un inconveniente durante un traffic stop. Certo, non si preoccupi, arrivo subito. Grazie. Nel, al piano, quel piano... Sono quello lì sopra, dove ci avete consigliato di andare. Ti do un attimo e sono subito. Ok, grazie, salve. Ok, arriva un medico. Oddio, oddio. Oddio. Che è successo? Salve, e dobbiamo rianimare sto ragazzo. Ma... ci penso io. Vice capitano, salve. Che è successo con questo uomo? No, è svenuto salve, quando era... Appoggiorato. Salve. In ceriferia? Sì, in ceriferia. Salve. Io devo riportare laggiù poi. È svenuto? Madonna. Sì. Corso troppo, forse. Salve, salve. Venga, salve. Cosa le è successo? Come spieghi un po' l'accaduto? Niente, diciamo, mentre stavo facendo un traffic stop... ho guardato lo specchietto mentre ce ne sono uscito dalla porta e è nato un camion e mi ha tranciato via la porta e mi ha preso anche di strisce sul braccio. Oh mannaggia la miseria, questa è una tragedia. Oddio signori, ci spostiamo troppo, io poi mi perdo in questo ospedale. Lo so, purtroppo questo è l'ospedale labirinto di Los Santos. Ovvio labirinto, quello di Sandy è messo uguale, così labirintoso, o solo questo? E questa è una cosa che devo ancora scoprire. A Paletto invece anche è labirinto? Paletto, anche quello devo scoprire. Sì, sì, è molto, quello là l'ho visto ed è effettivamente molto, molto, molto. Oh, bello. Ecco il tizio, quello di prima, nella stanza a fianco. Sì, perfetto, allora si... facciamo qui sulle azioni, ecco. Sì, sì. Beh, ho messo ferita solo un po' il braccio, mi sono ferita. Ah, perfetto, allora può rimanere. Guardi, guardi, allora. Vedi qui il braccio, mi sono... mentre aprivo la porta mi ha colpito il camion, un po' viola, un po' un livido, cioè. Guardi, allora adesso ho fatto una bella benda. Grazie. Allora, facciamo. Mettiamo anche un po' di... una garza, perfetto, mi dà giusto un attimo. E niente. Ecco qui, perfetto. Come si ragazzo stava troppo male. Oh, meglio, grazie. Ho messo anche un po' una pomata per far meglio, veramente. Sì, 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 immagino. Abbiamo portato la parte di rianimazione. Perfetto, guardi. Steve Surf 74, grazie per il follow. Cosa che non penso, lei viene, mi chiama, senza nessun problema. Sì, va bene, grazie mille allora, dottore. Ci sono delle sale. Grazie. Con dei lettini, adesso lo troviamo. Vabbè. Un attimo, vado dal mio collega. Sì. Ah, sì, vado. Grazie per il follow, so cold, so sweet. Vice capitano, tutto a posto? Sì, sì, sì. Ok, io ho avuto un piccolo inconveniente durante un traffic stop. Allora, chiediamo questo... scusi, noi possiamo trovare i lettini che mandano in terapia intensiva? Ah, guardi, per quanto riguarda... sì, venga, venga, allora, su. No? Cioè, non so che storia, vice capitano. Mentre si faceva un traffic stop... ho aperto la portiera. Forse ma un attimo. Forse sì. Ciao, sono con su Sweet. Sì, streamo saltuariamente. Ma io la vedo ancora qui il tizio. Siamo sicuri che sia in terapia intensiva? Questo. Sì. Gianni 752, grazie per il follow. Andiamo a vedere. Abbiamo fatto, Vabbè, Elisa, lei resti qui. Sì, sì. Io. Il primo soccorso non ha funzionato. Quindi... ma è qua ancora. Se possiamo ritentare la procedura, questo è ancora tutto da vedere. Sì, comunque ogni tanto stream, ragazzi, ogni tanto stream. Ciao Jenny, ogni tanto stream, ragazzi, sull'OS, di tutto faccio, stream di qua, di là. Lo santo su GTA, altrimenti altri giochi, diciamo. Grazie per il follow, comunque questi tre che sono appena fallati, grazie.
Non lo vedo qua ancora, ma fisicamente qui, cioè, non capisco. Sì. Se io lo prendo, cioè lei riesce a prenderlo, sì, diciamo, in braccio? Mi ricevete? Però appunto, non so se posso ritentare il primo soccorso. Sì. Provi? Ok, allora si allontani, per favore. Cioè, vice capitano, il medico riprova a fare il primo soccorso, vediamo se magari riusciamo a risolvere questo problema. Sì, un attimo, un attimo. Ditemi, sceriffo. Provi a vedere se riesce ad aiutarlo. Due. Siamo in ospedale, stiamo aspettando il primo soccorso. E su, dai un po', non mi fa fare figuraccia. Stiamo riprovando il primo soccorso perché non ha funzionato prima, però non è neanche vita in terapia intensiva. Oh, si è rialzato? Oh sì, funziona. Ah, vice capitano, si è ripreso, signore. Eccolo qui, vice capitano. Ma hai fatto proprio smartio. Si è ripreso, vice capitano. Allora. Ce l'abbiamo fatta. È muto, il signore? Forse è lo shock. Diamogli un attimo prenda... e farlo riprende. Lo prendo? Lo prendo io? No, lo prenda... Ah, ok, la gente. Non lo facciamo camminare da solo? Ma perché? Lo prendo di forza allora, va bene. Mi sa che prendiamo. Prenderlo sotto un braccio. Sì, prendo il braccio, lo portiamo. Lo riportate a Sandy? Sì, mi sa. Ok. C'è un signore là fuori che la cerca, ha detto oggetti. Che si chiama Ed. Forse non ha capito bene. Vado a vedere. È il signore anziano, là vicino alla porta. Sì, no, non c'è come cercare. Stiamo riportando il sospettato a Sandy. Questo è quello che abbiamo realizzato prima? Non lo so, me l'hanno lasciato. Vabbè, mettimi in macchina qua, tanto. Sì, lo faccio mettere in macchina qui. Saga pure lei. Gli apre la portiera. Ok. Bene, non riesco a farlo entrare. Vabbè, no, è perché lo devi prendere di Sì, ma poi dopo quando scende mi ritorna da me, questo per me, quindi devo venire con le SL. Vabbè, no, apra la portiera e entra solo. Ok. Ha le gambe davanti. Ok, prego. Gli allacci pure la cintura. Signore? Prego, salga nel veicolo. Ma sto qua... cazzo fa? Signore? Signore? Ma c'è ancora fisicamente questo, c'è? Sì, c'è, ma... Signore? Vabbè, vice capitano, ho paura che però se la mettiamo in macchina poi la cintura si slaccia. Signore? Signore? Vabbè, lo prendo di peso. Lo prendo di peso? Vabbè, salgo sulla sua macchina a sto punto con lei. Lo porto con me. Sì, lo porti in braccio. Sì. Lascio quella, me la impara la mia a prendere dopo. Penserà che caschiamo in questi giochetti, no? Già. Guarda testo qua. Bene chat, cosa mi volete dire? Volete dirmi qualcosa?
fammi domande sul qualcosa. Dai, venite te pure, ci sono, io vi rispondo volentieri, signori. Che mi raccontate? Avete che lavoro fate voi in RP, signori? Anton, posso abbandonare la mia volante qua giù io, mannaggia. Ma mi è sparita l'icona? Vabbè. Eh sì, secondo io so che sei nel messito, vista dei giorni. Pace, tu che sei sempre che ci guardi dall'alto, hai sparito la volante dal GPS. Ok, perfetto, eccolo qua. Eccolo qua. Non reagisce. Non si muove, non parla, non reagisce. Me lo lascio. Buon lavoro. Un po' un ceppo. Ma respira almeno. Sì, però non riusciva a salire in macchina, non ho fatto salire, dovuto portarla di forza. E nemmeno il mio amico. Vabbè. Grazie. Buona giornata. Non vorrei più su GPS la mia macchina io. Magari quando sei troppo distante. Ai, Grave, vi abbiamo beccati, Grave. Volevate scamparvela, Andiamoci a prendere qualcosa da mangiare qua. Sì. E gli stipendi arriveranno? Continuo a insistere perché spendo per acqua e cibo, ma tra poco finiranno i soldi, vice. $129, Grave. Ma quell'altro cretino che non risponde, che è Fox? Digli di svegliarsi, qui altrimenti si becca un richiamo molto probabilmente, se non fa un cazzo. Ok, eccomi, allora. Ha saputo qualcosa riguardo dal governo? Ha saputo qualcosa riguardo al nostro stipendio? Allora, al momento lei ha dei soldi in macchina. Sì, ce li ho, ok, però io sì, sto spendendo cibo e acqua da giorni. Lo so. Ora vediamo un attimo. Richiediamo, penso, dei soldi. Vedremo. E noi poliziotti, il pede non funziona, yeah! Ovviamente. Siamo sempre noi quelli che ci rimettiamo. Mi raccomando ragazzi, fate punto esclamativo Discord, punto esclamativo comandi, punto esclamativo Discord per entrare nel mio Discord. Mi raccomando, entrate tutti. Qualcuno lo faccia in chat, Grave, tu sei il mio moderatore, dovresti fare questo lavoro. E mi raccomando anche fate punto esclamativo YT per collegarvi per iscrivervi al mio canale YouTube, dove ricarico tutte le repliche delle live e tutte le repliche delle live più altre cose. Mi raccomando, punto esclamativo comandi per vedere tutti i comandi, punto esclamativo Discord per il Discord e punto esclamativo YouTube YT per canale YouTube. Mi raccomando. Qualcuno lo faccia in live per favore, qualcuno di buon'anima che lo faccia.
Spero che abbiano anche loro magari imparato a usare il database. Lo spero. Magari dopo aver andato a... Ma però adesso, tanto che fare la foto segnaletica non serve più sul database. No, si può mettere la foto. Ma sì, metterla... Basta che si mette al computer, dopo averla scattata, si mette... su un'applicazione chiamata Imgur e si mette il link. E dove la mettiamo il link? Dove, in che posto? Lo devo capire. Perché io l'avevo visto quando bisogna creare il primo schedario, quando si crea un cittadino, diciamo. C'è il... Se te vai nel database, adesso in questo momento non c'è andare. Magari dopo. Vedi, c'è un esempio, si chiama Pippo Baudo. Ok. E si vede appunto che c'è la foto, c'è tutto, proprio un esempio. Ok. Proprio lì si vede che c'è anche l'immagine, puoi aggiungere qualunque cosa. Quindi dopo mi faccio suggerire come... Perfetto. Come possiamo aggiungere le foto. Hai visto la centrale di Vinewood? Bella. No, adesso volevo andarla a vedere o fare un giro per qualche centrale. Torniamo all'ospedale che c'è la mia macchina. Sì, sì. No, noto che sul GPS non c'è più proprio la mia macchina. Ma è sparita proprio la mia macchina? Ah. Era lì? La vedo... non c'è, vede? Era parcheggiata qui. Andiamo a chiedere. Ma anche lei fuma nazionali senza filtro come il signore? Scusate? No, dottori, salve. Sì, mi dica. Ma avete visto che fine ha fatto la volante? La volante? C'era un'impala? L'avevo visto un paio di qua prima, non lo so, poi sono andato dentro e non l'ho trovato più, ha ragione. Vabbè. Non lo so, forse adesso... è passato qualche collega suo, che le devo dire? Vabbè, adesso vedo di rintracciarla tramite il GPS. E poi va a chiedere in radio, può darsi che qualche collega l'ha presa per sbaglio. Sì, no, sì, non penso, siamo solo io e lui di quei poliziotti adesso allora in città. Grazie mille. Vabbè, arrivederci. Qua mi sa che è un problema questi mezzi. Eh sì, è prima la mia ambulanza. Beh, andiamo per sul GPS che è alla centrale di polizia, quella di downtown. Come? Sul GPS mi segna il garage occupato da una macchina downtown, la centrale. Centrale? Downtown, sì. Mi raccomando ragazzi, andate nel Discord. Qua nel garage. A posto, andiamo a vedere. Sì, è qua. A posto, l'ho trovata qua, era. Boh. Sceriffi, tutto a posto? Vai a parlare, quello?
Ma lo sono tutti. Cioè... Boh. C'è qualcuno al bar, andiamo a vedere. Cazzo guida questo? Oh, salve. Hello, officer. Grazie. Grazie per la piacere. Piacere, tutto bene, lei? Ragazzo. Grazie, grazie. Che cazzo sto scempo, sembra che mi lei si lamenta di tutto quello che vede. No, grazie, piacere, grazie. Locale. Prego, prego. Bello, bello, ma di chi è questo locale? Yeah, io pensavo di stare di aprire con mio socio qui. Ah, bene. Il Chappie's Pub. In Chippy's Pub, ottimo, potrebbe proporre algo al comune un'apertura di sto bar. Esatto, yes, e infatti yes. È quello. E suo socio chi è? Karim. Ah, Karim, è vero. È vero, è vero che state sempre insieme, state. Vendere birre, ma ci sta, birre. Bella idea, complimenti. Sarebbe un po' ritrovo anche per i miei poliziotti. Yes. Magari potremmo anche concedere il parcheggio qui davanti. Vede che venga, venga, guardi, vede che qui non c'è la riga rossa. No, potremmo concedere dei parcheggi qui davanti dove non ci sono le righe rosse. Yeah, può essere parcheggio anche qui. Ma anche qua dietro, sì. Poi c'è l'entrata, qua vedo che non c'è la rete, infatti qui per posso avere persone. Yeah, yeah. Interessante. Ma forse essere il bagno? I don't know. Sì, c'è qui dentro. C'è, è qui dentro, mi sa. Interessante, guarda il bagno, cioè. Yes. Ottimo. Ok, qui usare con stecche da biliardo. Ah, sì. Stress. Ma io ho visto che questa città dato è piena di bagni. Ha tantissimi bolso, bagni, è fantastica sta cosa. Con stecche da biliardo. Invece cagare ma... non ci avete composato bene? C'è il bar, bella. Bellissima cosa, bella idea. Gente, le sta piacendo questo posto? Molto bello, mi piace. Sarebbe da aprire, glielo dicevo prima a Robin. Ma infatti Robin, signorina Wood, dovrebbe proporlo oggi al governo, oggi al comune? Se siete d'accordo. Così non ci sono più i ceppi al grasso centrale. Aaron. Il governo aveva detto che andare bene, che vendere birre, cose. Però ancora bisogna aspettare dei fornimenti da vari altri business, no. Se no non può vendere solo quello che trova al discount. Ci essere birre già qui, guardare. Essere birre qui, essere birre lì. Sì. Ma siamo sicuri che siano ancora... non siano scadute? Yeah, yeah, aver controllato, assaggiando, essere tutte buone. Ah, bene, bene. Ottimo. Yeah, yeah, aver assaggiato qui. Bella musica. Yes. Ciao Mosley, buongiorno. Bene, bene. Sei giovane, va. È una mattinata sana che io porto scatoloni pieni di zeppi. Serena Wood, io mi sembra che l'ho chiesto l'amicizia su Lifebook. O lei me l'ha chiesta? Yeah, yeah. Mi siedo un po' nervoso. Grazie. A proposito, Robin. Yes? Mi devi dire quanto ti devo che ho offerto da bere, ragazzi? $30, dai. Quando? Scippava a destra. Scippava a destra, $30. Tutto quanto quello che avete preso, io pagavo qui, thank you! You're welcome! Guarda, essere anche a LED per notte, mettere qui e fare yes. Ah, ma Debra che fine ha fatto? Scusate? Sta arrivando. Ah, ok, ok. Bene, bene. Ignazio. Oh. Il furgone è fuori tuo? Quello in parcheggio sì. Ah, perché vedo che gli manca il cofano. Cioè. Come? Sei inceppato?
Inceppato. Sono inceppato, mi sa. Però magari non aprire stasera, ci essere il vanilla stasera, quindi che non conveniva. Apri il vanilla stasera? Sì, sì, sento anch'io. Ah sì? Buono, buono. Ah, Musli, in effetti è vero. Ovvero domani c'è la cosa, l'apertura di un locale, mi pare, una caffetteria. Non lo so perché. Magari aprire pomeriggio se essere socio, così coprire orario. Mi sembra strano, non riesco neanche a farti. Coprire orario quando. What? Buongiorno. Salve. Buongiorno. Buongiorno. Salve, Robby. Hello. Non riesco, Musli, a farti. Moderatore. Boh, poi vedrò. Potrei vendere stecche biliardo, così già per divertire. Yes, yes. Officer, andare bene se vendere stecche biliardo? Beh, sì, stecche da biliardo non sono mica armi illegali, non sono neanche armi, cioè quindi cioè, le stecche da biliardo se le vuole vendere può anche venderle. Perfetto, io dovrei andare fuori città. Penso di sì, deve chiedere comunque tutto, diciamo, al comune per chiedere le licenze di vendita di tutto, ecco. Si informi lei, ecco. Magari parlare con il comandante. Magari si fa, esatto, magari parli col capitano per avere le varie licenze anche di tutto. Allora, io adesso dovrei andare fuori città, tornare in città. Va bene. Ah, ciao, peccato, Robin. Va bene. Ciao, Robin. A più tardi. Vabbè, arrivederci, signorina. Robin. Ma così? Ma? Di prepotenza. Vabbè. È stato uno YOLO proprio assurdo. Cioè... E niente. No, diciamo che si è inceppata subito nel terreno. Cioè, lei è ancora qua, però è sotto. Ha lasciato anche la giratubi. Esatto. Sì. Non c'è più neanche la musica ora che non c'è lei. Sì, sì. Qua, sì, perché... qua ti inceppi facilmente. Cioè. Che aveva lei il telecomando della musica lì. Se l'ha portato via. E niente. La colpa è di Aaron. Sì, chiaramente. Sì, e voi che lavoro fate? A parte quello il signore Aaron che lo conosco già che era. Sono meccanico. Meccanico, contadino? Bene, bene. Sì, come vi trovate? Parte, la cosa bella sa qual è che no, proprio, cioè, possiamo ritrovare tutti quanti, cioè, ognuno sì. Ha il proprio lavoro, è fantastico. Ma anche perché cioè, stai in piazza centrale. Molto vicino al centro, sì, molto esatto. Centrale. C'è la centrale. Poi ho visto il ristorante italiano che c'è vicino alla centrale downtown. No, non l'ho visto. C'è un ristorante italiano? Sì, un ristorante pizzeria italiano, l'ho visto Dito prima. È tuo. Mentre passavo. Venga, guarda. È a piedi? No, c'ho la moto. Ma giusto se non accompagnavo. Vedendo, perché... Vai andare a vedere anch'io meglio perché me l'ho visto di passaggio. Moto, però, vabbè, ma venga, accompagno io. No, di nuovo. Vabbè, la può riparare. Sì, preoccupare. Non si può così. Ma adesso aspetta. Vedi com'è successo, per esempio. Non lo so. È caduta, basta, fine. Ah. Sì. Aspetta. Ma meno male che c'è Chris e c'è Debra. Cioè. Salve signora. E penso, ho visto l'annuncio della concessionaria e ho pensato, sai che la compro anche io, ma mi passa la voglia così. Guarda, io ho appena comprato una bici perché non ne potevo più di andare in giro col camion. Vabbè, e certo. Si sono rotti i freni. Ah, signora, alla fine ha risolto il problema col camion attrezzi? Continua a fumare, o sbaglio? Ma continua a fumare. Sì, alla fine il mio collega è riuscito a prenderlo in carico e l'abbiamo portato in un luogo ottimo, perfetto. Fastidio perché non potendoci salire non siamo neanche riusciti ad andare a distruggerlo. Ah, bene, bene. Cioè, ma gli hanno fatto di plexi. Buona giornata, comunque. Va bene, tanto devo accompagnare se vengono i signori. Ma qui c'è l'entrata, qua. C'è un passaggio. Ce la farà adesso? Mi sa che di fatti non sì, sta... Sì. Ok. C'è un passaggio qua.
Cavolo sono quelli. No, vabbè, ecco qua, guardi. Scusa. C'è la pizzeria, il ristorante italiano. Solaris. Drusillas. Guarda che bello, più tradizionalità italiana, proprio tradizione italiana con le tovaglie rosse così. No, vabbè. Sì, vabbè, bello. Ma non c'era nessuno in gestione sto posto? Il bagno c'è? Madonna, non c'è il bagno. Come non c'è il bagno? No, mannaggia. Perde punti di qualità, se non c'è il bagno. No, vabbè, niente, le facciamo in qualche ceppo fuori, boh. Comunque, cioè, guardi che bello, così ancora non ha preso nessuno in gestione. Certo che però nel menù vedevano hamburger, tortellini, è un po' strano. Sì, in effetti è un po' strano. Oh, mio Dio. Un mix di America e Italia. Drusilla. Vabbè. Vediamo le foto. Ci sono anche i parcheggi. Ci sono anche i parcheggi qua davanti, vedi, ci sono tutti i parcheggi della cena. Cioè veramente è molto, anche un bel posto molto centrale. Ma le mattoni, ci sono anche le casse negli angoli. Molto tradizionale sembra. Poi, ci sono pure i posti esterni anche, tavolini fuori ci sono. No, no, ricevono. Questo è un mix travel. Ci sono pure i tavolini fuori. Ah, vedi. Questo posto è veramente bello. Qualche tavolino fuori. Ora devo fare dei piccoli esperimenti. Anche questo è un centro. Ma secondo voi, se chiamo il servizio medico, riesco a trovare qualcuno? Ho sbattuto anche la testa. Certo, se chiamo il servizio medico, sì, dovrebbero rispondere. Provo. Sì, però prima stavamo facendo dei prelievi. Signore, in questo periodo. Questo posto è veramente bello. Dovrebbe contattare il comune per chiedergli se posso aprire questo ristorante, veramente? No, vabbè, non ho questa. Se interessa, però. Cioè, vorrei tanto che questi posti. Qualcuno venisse aperto, qualcuno lo aprisse. Sì, che qualcuno lo aprisse. Peccato che le sedie sono un po'. Non riescono a essere usate. È quello che. Io sono rientrato apposta per questo perché. Dipartimento di polizia di Los Santos. Buonasera. Salve, mi dica. Qui ci sta il. Ci sta JB che vuole le sue armi indietro. Deve parlare con i sceriffi. Se recchi scerifferia, rifaccio la chiamata di sceriffia, ok? Sono qui. Rifaccio la chiamata, gli dico di chiamare e rispondere ai sceriffi. Dico. Ok, ok, grazie. Salve. E qui Smith, c'è cioè, sceriffi. La chiamata che arriva adesso dalla sceriffia di Sandy Shores è per voi. Sono un po' strano. Rispondete. Ok, rimango ferma qui. Sì, perché purtroppo, vedi, non puoi usarle. Cioè. Purtroppo non puoi usarle. Oddio, che salto. No, sa perché? Perché sono proprio incollate al pavimento. Oddio! Stavo provando. Sì, sì, sono proprio inchiodate al pavimento e purtroppo Devi andare in ospedale. Bisogna parlare con il proprietario, se un giorno avrò il proprietario. Cioè, posso rimanere qui perché, cioè, sinceramente mi devo stare. Ok. In effetti, sai che quasi quasi secondo me ci si può sedere anche. In alcune puoi anche fare qualche accorgimento, diciamo, muscolare per riuscire a sederti. Però in altre no. Troppo pieno, le altre player si sentono, ragazzi. Alza, prova alza la live. Adesso però fu. No. No. LOL. Niente da fare. E via, via. Esatto, esatto, gente. Questo sì. Sei! Ottimo, brava. Ce l'ho fatta. Un attimo, Opla. E in quella no. Quella sì, anche, però è molto complicato. Provi a sedersi. No. Deve andare a camminare molto tranquillamente. Deve camminare tranquillamente, deve camminare. Sì. E poi si gira su se stesso. Un attimo. Che la tovaglia la possiamo buttare. Plurd, oddio, come cavolo si pronuncia? Prova a sentire. Ora è meglio l'audio? Niente. Si sente meglio? Se no abbasso un po' il mio di audio in modo da far sembrare che siano più alti loro. Abbasso un po' il microfono. Comunque, signori, io arriverò dopo. Oddio, va bene. Vai, chiedo di andare via. Sì.
Sì, tra poco anche salutiamo io. Tutti dopo. Quanti. Ragazzi, a dopo. A più tardi. Arrivederci. A dopo, arrivederci. Buon pranzo a tutti quanti. Anche a lei. Farò anch'io. Arrivederci. Sono ancora viva per quel momento. Dai. Guarda, non sai cosa tutto mi è successo. Guarda, mi è esploso. Mi è chiamata per i sceriffi. Una persona che richiede quindi delle armi alla sceriferia. Guardate qua, c'è un'altra mappa. Una farmacia. Perfetto. Ciccio, ora mi scrivi. Odio quando i messaggi si succedono altre cose. Eccomi. Eccola. È laggiù, c'è un bar, l'ho aperto una ragazza, l'ha aperto. Però ora è chiuso, è andata via la ragazza. Ci sta? Chi era? La signorina Robin Wood. Capito. Mi ha detto che la intenzione ha già chiesto al comune. Gli hanno dato le licenze, poi deve fare migliorare, deve fare tutte le pratiche per bene. E poi insieme al suo socio aprono quel bar lì in piazza vicino alla banca, in piazza centrale. Bello. L'importante è che abbiano le... Sì, detto che poi verranno a parlare con il capitano di polizia per avere tutte le permessi per tutto e parleranno anche con la polizia. Però bella idea, molto bello, mi piace. Proprio che è un po' un luogo centrale anche. Sì, un luogo abbastanza di nicchia. Sì, ho capito. Mi sa che devo andare fuori città ora. Sì, devo anche andare a pranzo, tutto. Va bene. Ci sentiamo più tardi. Va bene, allora è più tardi, vice capitano. A più tardi. Grave, oggi volevano... Sì, infatti me ne sono andato. Vanno via fermati lì vicino all'ospedale. Ero da solo in servizio, non mi fidavo. Grazie Arctic, grazie mille per il beat, grazie mille Arctic, grazie,
No, non mi fido per nessun motivo lasciare la macchina qua fuori quando quitto il server. Perché non mi ritorno che me la trovo vandalizzata. Sapevo tutti da chi, vero, vero Grave? Sapevo tutti da chi viene vandalizzata. Sempre voi siete. Grazie mille Arctic per il beat, grazie. Bene, signori. Ora... Ora devo andare a pranzo. Siamo in live, siamo in 15. Ottimo, ottima di partenza per le live di Twitch. Sono contento, grazie, vi ringrazio a tutti. Scusatemi che stavo guardando una cosa. Ok. Io diciamo direi interrompere qui la streaming, vado a pranzo, poi dopo pranzo vedo che ora torno. Oggi alle 4 ho un impegno, vedo se le live, altrimenti stasera streaming sicuramente, penso, sul canale. Ci vediamo. Io intanto mi trovo qualcuno da cui andare. Qualcuno, sì, c'è qualcuno qui, lasciarvi. Bio, va bene. Vi lascio da questo qualcuno, vi lascio da Janas, signori. Mi raccomando, state tutti da lei. Grazie mille ancora Arctic per il beat, vi ringrazio davvero tanto. E mi raccomando, andate da Janas. E grazie mille, ciao ciao.